24 ore era tra quelli più liberalizzati in assoluto, no? Lo Certo. vedevamo dappertutto, persino nelle Ovunque. scuole. Nelle scuole, Sì. sì, i nostri Altro edicolanti. tasto, quello è un altro tasto dolente sulle coppie scuola, che Certo. ce ne sarebbe da parlare a iosa. No, perché c'è stato un giornalista del Sole 24 Ore, azionista tra l'altro della società di gestione della testata, che da mesi andava dicendo che forse c'era qualche problemino nella contabilizzazione delle copie. E noi, molto più modestamente, da questa radio parlavamo, io ricordo Gino Luisotti, Galli e gli altri, insomma, con i quali abbiamo affrontato questo tema del giornale nelle scuole e di come arrivavano carrellate di giornali intonsi indietro, mai aperti proprio dalle scuole. E beh, allora quella contabilizzazione lì, dove sta? In capo a quale capitolo veniva assegnata Imputata, quelle certo. carrellate di giornali intonsi? Vabbè, Sì, insomma. ma Fabio, guarda, io ho una collega che ha un'edicola vicino a una scuola, un grosso istituto quattrorinese, e mi diceva che le è successo più volte sui bidoni, tra l'altro nemmeno nei bidoni di raccolta carta, bidoni della spazzatura situati lì davanti, trovare dentro pacchi interi ancora sigillati di quotidiani. Esatto. Ah, tra l'altro, con il risultato, dopo qualche decennio di questa anche lì era un esperimento, dell'esperimento del giornale delle scuole, che i giovani non leggono più il giornale. Complimenti, Pensa, davvero tanti complimenti. certo, sì, ma è un funzionamento perfetto. Le nostre sperimentazioni hanno sempre un esito grandioso. Allora, senti, parliamo in chiusura di cose un pochettino più leggere. Siamo partiti con una nuova serie di appuntamenti, quelli con i grandi vecchi del Sinaggi. Stiamo per il momento torturando Benedetto Colasanti, che sarà qui presente ai nostri microfoni domani con una seconda puntata dei suoi racconti, dei suoi ricordi di quello che è stato il sindacato nei decenni scorsi. E quindi, visto che sei la coordinatrice, la segretaria del Sinaggi di Torino, giro a te anche una richiesta in questa direzione. Quindi, se ci sono degli edicolanti, magari in pensione, che hanno voglia di intervenire in radio e raccontare il loro pezzetto di storia di questo sindacato, noi siamo pronti ad aprire i microfoni. E come no? Certo, andrò alla ricerca di qualche collega che ricorda i gloriosi tempi andati. E comunque, appunto, avrò l'occasione di conoscerli venerdì, perché aspetto con ansia questa pizza. Sì, infatti questo dobbiamo dirlo, che poi diciamolo. venerdì, tra pochi giorni, partirà da Torino, Da prima Torino. capitale d'Italia, la prima festa di Radio Rete Edicole, con una Bene. grande pizzata per edicolanti e giornalisti. Bene, bene, porterò tutta la redazione, guarda, non ne dimentico nemmeno uno. Tutti invitati. Tutta la redazione è invitata. Io, appunto, che sono il Certo. coordinatore della redazione, de devo formalizzare formalmente, appunto, questo invito, e quindi lo faccio in diretta. Tutta la redazione a Torino paga il Sinaggi di Torino perché c'è invita, e quindi è giusto che andiamo in massa a L'appuntamento sarà un trancetto di un trancetto di pizza, pizza. prendi e porta via, che vi volete pure sedere. Nemmeno incartato, lo so No, che è il no, no, trattamento. pizzetta unta e via. Va bene. Manuela, ti ringrazio Ok. tanto di questo collegamento Sì. che, lo ricordo per chi ci sta ascoltando, è stato un po' improvvisato questa mattina. Infatti non lo trovate nel titolo, ma sicuramente faremo un podcast a parte perché, insomma, ha dato un sacco di informazioni utili. Grazie ancora, buona giornata, Manuela. Buona giornata a tutti, buon lavoro ai colleghi. Ciao. Ciao. Helpless, they honestly get country clubs and weekends.
medication, feeling positivity of everyone's reflections, and how we know that we have your attention to the feedback of 160 nations. Yes. Chiudiamo qui questa interessante giornata di programmazione, oggi martedì 14 marzo. Dunque abbiamo aperto con un approfondimento su Jobs Act e appalti, i due referendum presentati dalla CGIL, accolti dalla Corte Costituzionale, su cui il governo dovrà ancora decidere la data di svolgimento e comunque, non essendoci più la crisi di governo, dovranno essere fatti entro pochi mesi, a meno che il governo stesso non inventi una nuova legge, un nuovo provvedimento che smentisca la legge precedente, quella oggetto del referendum da parte proposto dalla CGIL. Poi ci siamo collegati con un podcast registrato ieri in realtà con l'edicola di Michela in provincia di Mantova e abbiamo chiuso con questa simpatica conversazione su un fatto di cronaca comparso dalle colonne di Repubblica Torino, cioè questa stazione di Porta Susa in cui le attività commerciali a causa degli alti costi di affitto stanno via via scomparendo, c'è il deserto assoluto, il caso di un'edicola che in questo deserto chiaramente si perde perché non ha la forza economica poi di far vedere la propria presenza. Abbiamo parlato con Manuela Bongiovanni, anche un po' in relazione a quanto è uscito ieri dal tavolo di confronto sull'accordo nazionale. La FIEG è tornata a battere con questa perseveranza davvero oltre ogni forza sulla liberalizzazione. Quindi le due cose, il fatto di cronaca di Torino e questa filippica sulla liberalizzazione, davvero non stanno insieme, perché poi alla fine in questi termini liberalizzazione non vuol dire altro che il più debole soccombe al più forte. Questo non è possibile per la rete di vendita dell'edicola. Bene, chiudiamo qui questo appuntamento. Noi ci risentiamo domani mercoledì 15 marzo alla solita ora, quindi 9:30, con la traccia musicale, le 10 con GR Rassegna Stampa. Un abbraccio a tutti da Fabio Sebastiani.